Questa è la domanda che fai? Che ti immagini? Un nuovo inizio. Onestà. In un mondo dove le relazioni sembrano molto più fragili, mantenere un contatto fisso con le persone. Deve cambiare l'approccio, il senso civico, dobbiamo sentirci più comunità. Secondo me si può cambiare tutto in realtà, l'importante è voglia e capacità. Immagino che questo paese ha bisogno di un cambiamento vero, non le solite cose che ogni campagna elettorale si dicono, No, deve essere una campagna seria, come seria la persona che viene candidata dal PD in questa tornata elettorale. Seria nel senso che è accogliente, che ascolta, è capace di ascolto. Credo molto in Nicola perché credo che sia una persona onesta, con dei principi, con gli stessi principi in cui credo io. Credo che possa fare molto per migliorare la qualità della vita dei cittadini di questa regione e credo che soprattutto che lo possa fare con onestà e intelligenza. A me soprattutto quello che è piaciuto di Zingaretti è che ha fatto molte cose senza essere sempre in mostra, come di solito fanno i politici, a tagliare i nastri, a mettere le prime pietre, eccetera. Ha lavorato in silenzio ed ha lavorato seriamente. Perché l'ho visto, perché si fa vedere, perché si confronta, perché ti ascolta, perché è interessato a te, capito? Non ti chiede il voto, ti chiede di essere presente, ti chiede di essere protagonista della tua vita. Ci prova quantomeno, se gli lasciano spazio, se glielo fanno fa, ci crede, è una persona seria, ci crede. Ci crediamo. Tutto si può fare, insomma il meglio deve ancora venire, sicuramente. Volere è potere, no? No.